tutti per questa prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie B, girone B. Rucker Sanve San Vendemiano contro Gimar Basket Lecco. Primi 5 di San Vendemiano sono Vedovato col numero 2, Bloise numero 3, Perin numero 5, Rossetto numero 8, Malbasa numero 9. Lecco invece risponde con Marinello numero 0, Caceres numero 9, Cacace numero 22, Rattalino numero 27, Di Prampero numero 31. Inizia questa prima giornata del girone di ritorno della regular season. In campo per il basket Lecco, numero 0, Roberto Marinello, numero 9, Juan Caceres, numero 22, Alberto Cacace, numero 27, Luca Rattalino, numero 31, Federico Di Prampero. La nostra squadra di casa in campo con Jacopo Vedovato, numero 2, Giacomo Bloise, Marco Perini, Edoardo Rossetto e Giorgio Malpata. Tutto pronto, palla 2 vinta dalla squadra di casa, palla in mano a Perin che va da Bloise, poi Vedovato, Malbasa. Alley up di Malbasa per Vedovato che segna i primi due punti di questa sua partita. Nel frattempo Lecco è già di là con Marinello in palleggio, buona difesa di Bloise. Poi Rattalino, tiro da 3 del numero 31 di Prampero, ma il rimbalzo è ancora di Lecco con Marinello sempre in palleggio contro Bloise. Si alza a 3 punti il numero 0, sbagliato il rimbalzo del numero 9 Caceres. Poi Di Prampero in palleggio, Caceres subisce un fallo dentro l'area piccola. Fallo commesso da Malbasa, primo fallo di squadra, primo fallo personale per il numero 9 bianconero. Rimessa dal fondo per Lecco. Rattalino cede la palla a Marinello, sfrutta il blocco di Caceres, sempre Marinello in palleggio. Marinello si arresta a 3 punti, sbagliato rimbalzo di Vedovato che poi dà subito palla per Perin. Poi Malbase ritorna a Perin, sempre Bloise in palleggio. Poi Perin trova uno scarico per il tiro a 3 di Edoardo Rossetto che però esce a rimbalzo, si arriva a Marinello che conduce l'azione d'attacco. Marinello va da Di Prampero che dopo scarica sotto il ferro per Caceres che va a segno e sblocca il tabellino anche per Lecco. Poi Perin in palleggio subisce un fallo del numero 31 di Prampero, primo fallo di squadra anche per Lecco. Sarà rimessa laterale per i padroni di casa, rimessa affidata a Giacomo Bloise. Bloise si affida a Perin, sempre Perin in palleggio, trova sotto Vedovato che poi scarica per il tiro a 2 punti di Edoardo Rossetto che sbaglia, poi commette anche il fallo sul rimbalzo della squadra ospite. Primo fallo per il capitano di San Vendemiano. Sempre Marinello a condurre l'azione d'attacco di Lecco, poi va da Di Prampero in palleggio, si arresta. Sempre lui. Trova Rattalino che tira e sbaglia, subito contropiede di San Vendemiano capitalizzato con Malbasa su un bellissimo assist di Marco Perin,
4-2 per Seven Demiano, con 7 minuti e 40 da giocare alla fine di questo primo quarto di gioco. Nel frattempo Lecco attacca con Marinello, palleggio, resto e tiro del numero 0 sbagliato, poi si trova la palla tra le mani, sbaglia ma a correggere il suo tiro c'è il numero 27 Rattalino. Bloisi in palleggio per San Vendemiano, bello scarico per Vedovato, palla che però esce e quindi la rimessa rimane a San Vendemiano. Possibilità di avere un'altra azione d'attacco la squadra di casa. Rossetto va da Malbasa, poi Bloise va da Perin, palleggio, resto di tiro a tre punti di Perin, sbagliato, rimbalzo lungo di Edoardo Rossetto e un'altra azione d'attacco per i padroni di casa. Bloise trova Malbasa che dopo la consegna a Perin che va fino in fondo, attacco, sbaglio ma rimbalzo, c'è Malbasa che corregge il tiro del suo play, nuovo vantaggio San Vendemiano, punteggio di 6-4. Di Prampero attacca, poi trova Rattalino che ritorna da Di Prampero, Di Prampero contro Malbasa, buona difesa del numero 9 San Vendemiano, tiro corto di Di Prampero ma rimbalzo, c'è Rattalino che va a segno. Rossetto trova Bloise, Bloise attacca Marinello che commette anche il fallo, secondo fallo di squadra per Lecco e primo fallo personale di Marinello. Rimessa a San Vendemiano con Rossetto che va da Bloise, poi Perin scambia con Vedovato, ancora Perin, trova un bello scarico per Malbasa, Malbasa attacca contro Rattalino e va a segno, di nuovo vantaggio San Vendemiano 8-6. Tiro da tre punti di Cacazzi, è sbagliato ma il rimbalzo è di Lecco che poi trova una tripla con il numero 0 Roberto Marinello, primo vantaggio ospite. Bloisi in palleggio ma c'è un fallo lontano dalla palla commesso dal numero 22 Cacazzi, i danni del capitano di San Vendemiano Edoardo Rossetto. Terzo fallo di squadra e rimessa dal fondo per San Vendemiano. Bloise riceve dalla rimessa, tira da tre e va a segno, di nuovo vantaggio Rucker 11-9, bella partita, molto combattuta. Marinello, sempre lui in palleggio, attacca Perin che però commette fallo ai danni del numero 0, primo fallo personale del numero 5 di San Vendemiano. Anche in questo caso ci sarà rimessa, questa volta dell'Ecco, rimessa dal fondo affidata a Marinello che poi scarica per il tiro a 2 di Prampero che va a segno. Malbasa trova Bloise, poi Bloise torna da Malbasa che vuole attaccare contro Cáceres, poi bello scarico per Bloise che palleggio attacca, trova uno scarico sotto il ferro per Jacopo Vedovato che va a segno, 13-11 con 4 minuti e 45 da giocare in questo primo quarto di gioco. Nel frattempo Lecco trova un tiro da 3 del numero 27 Rattalino che non va a segno, Perin è già in attacco, trova Malbasa, scarico di Malbasa per Perin, poi trova in maniera un po' fortunosa Vedovato che subisce anche il fallo del numero 22, secondo fallo personale di Cacace, uscirà proprio Cacace, al suo posto entra il numero 16 Riccardo Chinellato.
Bloise riceve da rimessa, spara da tre punti e va a segno, ancora lui, Giacomo Bloise, seconda tripla della, in questa serata, 6 punti dalla lunga distanza per il numero 3 di San Vendemiano. Nel frattempo Di Prampero in palleggio proprio contro Bloise. Di Prampero va fino in fondo, poi trova uno scarico per Marinello. Tiro sbagliato a Marinello, rimbalzo di Rossetto che trova Bloise che tira da tre punti. Questa volta non va a segno ma trova il fallo di Marinello. Sono tre tiri liberi per Giacomo Bloise. Secondo fallo personale di Marinello. Doppio cambio per Coach Mian, fuori Vedovato e Perin, dentro Marco Mossi con il numero 10 e Saverio Barto con il numero 13. Cambio anche per Lecco, fuori il numero 0 Marinello che protestando ha ricevuto anche un fallo tecnico e al suo posto entra il numero 5 Michael Teghini. Primo libero a segno per Bloise. Ora avrà a disposizione altri tre tiri liberi. Primo va a segno anche questo. 2-2 per Giacomo Bloise. Va a segno anche il terzo tiro libero. 4-4 per Giacomo Bloise, punteggio di 20-11 per i padroni di casa. Nel frattempo Teghini in palleggio, va da Chinellato, poi Rattalino trova sotto Cassere, scalza la parabola e va a segno. Rossetto va da Mossi, poi ancora Bloise che va sotto da Malbasa che vuole attaccare Rattalino, ancora Malbasa va fino in fondo e va a segno, fa bene perché va a segno Malbasa. Chinellato va sotto da Cassares contro Mossi, poi Cassares blocca il palleggio, deve trovare uno scarico e lo trova su Di Prampero che tira da lontanissimo, la palla esce, ci prova a salvarla Chinellato ma non ce la fa e quindi sarà rimessa laterale per San Vendemiano. Coach Paternoster è obbligato a chiamare time out per Lecco, punteggio di 22-13, 3 minuti e 7 secondi da giocare alla fine di questo primo quarto di gara. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out, rimessa dal fondo di Marco Mossi che si affida alla regia di Saverio Bartoli, sempre Bartoli in palleggio contro Di Prampero. Ancora Bartoli trova un passaggio difficile che alla fine riesce a consegnarlo a Rossetto. Sempre Bloise vuole attaccare fino in fondo con sto Cassares e subisce il fallo Giacomo Bloise. Fallo commesso da Cassares che commette il suo primo fallo personale. Saranno due tiri liberi per il numero 3 di San Vendemiano. Primo libero a segno di Giacomo Bloise. A segno anche il secondo, sale così a quota 12 il suo score personale con 6 tiri liberi su 6 andati a segno e 2 triple su 3 a segno. Nel frattempo Lecco attacca con Chinellato, si arresta per il tiro a 2 punti, tiro corto, rimbalzo ancora di Giacomo Bloise che poi trova Rossetto, Bartoli, ancora Bloise. Bloise vuole attaccare ancora lui, poi va da Rossetto, anticipato però da Di Prampero che va in contropiede, va fino in fondo, segna. Punteggio di 24-15. Tiro da 2 punti di Saverio Bartoli, palla che rimbalza più volte sul ferro, poi al rimbalzo arriva Teghini che trova ancora Di Prampero. Di Prampero sempre in palleggio, scarico per Chinellato, palleggio, resto e tiro a segno. Lecco uscita molto bene da questo time out,
questa volta i time out viene chiamato dalla squadra di casa con coach Mian, che vuole rallentare un po' il ritmo, punteggio di 24-17 con 1:53 da giocare in questo primo quarto di gara. Squadre di nuovo in campo, ancora rimessa al fondo affidata a Mossi. Nel frattempo Perin, che è entrato, perde subito una palla. Palleggio, resto di tiro che va a segno del numero 14 Molteni. Brutta disattenzione questa del numero 5 San Vendemiano. Ancora Perin a condurre l'azione d'attacco di San Vendemiano. Sempre Perin trova Mossi liberissimo per il tiro di tre punti, ci pensa forse un po' troppo e il tiro va fuori. Rimbalzo di Castres che affida la palla alle mani di Teghini, sempre Teghini in palleggio. Buona difesa di Mossi che però va a commettere fallo il numero 10 ai danni di Teghini. Cambio per San Vendemiano. Fuori Rossetto e dentro Niccolò Lurini col numero 11. Di Prampero in palleggio, poi Teghini, apertura per chi nel lato che attacca contro la buona difesa di Perin. Poi Caceres, tiro sbagliato, rimbalzo del neo, è entrato Lurini. Poi Perini in palleggio. Malbasa consegna per Bartoli che va sotto a Malbasa, tiro che passaggio che arriva con un po' di difficoltà, ma riesce a recuperarla al numero 9. Apertura per il tiro a 3 di Lurini. Altro tiro a 3 sbagliato a San Vendemiano, rimbalzo di Caceres. Poi Teghini va di Prampero, ancora Teghini. Ultimi 30 secondi del primo quarto di gioco. Molteni, Di Prampero. Di Prampero palleggia nella confusione, trova Molteni, tiro da tre punti di Caceres che va fuori, rimbalzo di Lurini, poi Perin che probabilmente proverà a giocarsela fino in fondo. Perin va fino in fondo e subisce la stoppata di Chinellato. Tiro da metà campo che è corto di Molteni e il primo quarto di gioco finisce con il punteggio di 24-19 per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo, San Vendemiano con Lurini, Perin, Mossi, Vedovatto e Bartoli, Lecco con Teghini, Chinellato, Marinello, Molteni e Luigi Brunetti. Palla messa in campo da Molteni e affidata a Teghini. Sempre Teghini, va da Marinello che attacca contro Bartoli. Marinello si arresta e va a segno. Perin in palleggio contro Molteni, poi scarica per Mossi che gliela riconsegna. Perin, apertura di Bartoli, palleggio, resto di tiro del numero 13 che risponde a Roberto Marinello. Buon palleggio, resto di tiro del numero 13 Bartoli. Punteggio di 26-21. Sempre Marinello in palleggio contro Vedovato, mismatch. Marinello prova a approfittarne col tiro a tre punti, però sbaglia, ma rimbalza ancora di Lecco con Chinellato. Poi Chinellato, difeso da Mossi, tira, sbagliato, rimbalzo di Perin, che può andare in transizione. Passaggio no look di Mossi a Lurini, che poi la dà a Vedovato, che va a inchiodare al ferro due punti. Teghini, passaggio per Molteni, Brunetti,
Ancora Teghini in palleggio contro Vedovato. Va fino in fondo e va a segno con layup Michael Teghini. Pressione tutto campo di Lecco. San Vendemiano ne esce bene, tirò tre punti dall'angolo di Marco Mossi che va a segno 31-23. Teghini va da Molteni che palleggia, gliela tocca sul palleggio Perin, la palla però esce, quindi possesso ancora Lecco. Cambio per Lecco, fuori Chinellato, dentro di nuovo il numero 9, Juan Manuel Cáceres. È proprio Cáceres a ricevere, a consegnare la palla a Marinello. Difeso da Mossi, buona difesa del numero 10, poi scarico per Brunetti. Buona difesa di San Vendemiano, tanto che Lecco commette infrazione di 24 secondi. Quindi palla che ritorna a San Vendemiano, più precisamente nelle mani di Bartoli, che in palleggio attacca Marinello. Poi trova lo scarico per Mossi, Vedovato, Perin. Mossi riceve e commette anche il fallo di Roberto Marinello, commette il suo quarto fallo. Numero 0, Marinello già a quota 4 falli dopo appena 12 minuti e mezzo di gioco. Proprio Marinello richiamato in panchina, al suo posto entra il numero 31 di Prampero. Mossi riceve, attacca, scarico sotto per Vedovato che segna ancora sotto il ferro. Poi buon anticipo di Saverio Bartoli che va fino in fondo e segna in contropiede. Break di 4-0 di San Vendemiano, punteggio di 35-23. Mossi in difesa su Cáceres. Cáceres sbaglia perché la palla balla sul ferro, rimbalzo di Marco Perin che poi rischia di perdere palla, ma la... La palla rimane a San Vendemiano per buon gesto di correttezza del numero 31 di Prampero, che ammette di averla toccata per ultimo. Cambio ancora per Lecco, fuori Brunetti e dentro il numero 27 Rattalino. Cambio anche per San Vendemiano, fuori Lurini e dentro di nuovo Bloise. Vedovato va da Perin, poi Bloise. Bella combinazione di San Vendemiano che trova sotto il ferro Vedovato che però sbaglia, la tocca a rimbalzo ma non a sufficienza, tanto che il rimbalzo lo raccoglie Molteni che poi va da Teghini. Poi sull'angolo Cáceres attacca contro Bloise, poi trova lo scarico per Di Prampero che attacca Saverio Bartoli e commette il suo primo fallo in questa partita, il numero 13 San Vendemiano. Cambio per coach Mian, fuori il numero 10 Mossi, dentro con il numero 9 Malbasa. Cáceres riceve dalla rimessa, poi trova lo scarico fuori per Di Prampero. Rattalino riceve, Cáceres tira da due punti, sbaglia, ma al rimbalzo c'è Perin e alla meglio Rattalino che è molto più alto di lui, che va a segno con il tap-in vincente. 35-25 il punteggio. Sempre Perin attacca, va fino in fondo, layup che va a segno del numero 5 Perin, che si lamenta anche di un possibile fallo della difesa di Lecco. Non sono dello stesso parere però gli arbitri. Nel frattempo Teghini palleggia resto e tiro a tre punti. Palla che esce, rimbalzo di Saverio Bartoli,
che poi va da Vedovato, Perin, palleggio, resto tiro il numero 5, tiro corto, riesce a toccarla quanto basta Perin per poter avere un'altra possibilità di attaccare. Saverio Bartoli riceve da Malbasa e mette a segno un'altra tripla a San Vendemiano con Saverio Bartoli, punteggio di 40-25 per la squadra di casa. Molteni va fino in fondo, tiro che esce male dalle sue mani e possesso rimane per San Vendemiano. Altro time out chiamato da coach Paternoster. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out della squadra ospite, rimessa dal fondo per San Vendemiano con Perin. Perin va da Rossetto, poi ancora Perin, Bloise. Buon attacco di San Vendemiano sulla pressione a tutto campo degli ospiti. Poi Bloise va da Rossetto che consegna per Perin. Bello scarico dentro per Malbasa che va a segno. Rattalino riceve, poi fa una brutta apertura per Di Prampero, però il possesso è ancora Lecco in quanto c'è stato un tocco della difesa di casa. Messa a Lecco, Teghini in palleggio, va da Cacace, Teghini scarica sotto per Cacace, palla ancora toccata dalla difesa di casa con l'anticipo di Rossetto, sarà questa volta rimessa dal fondo per Lecco. Di Prampero riceve, tira due, sbaglia, rimbalzo, ci arriva Malbasa che poi lancia Bloise. Per un attimo pensa il tiro a tre, dopo apre per Perin. Perin va sotto da Vedovato. Buona difesa di Caceres che obbliga al tiro sbagliato Vedovato. Nel frattempo Cacace va in contropiede, sbaglia il layup ma subisce il fallo. Hanno due tiri liberi per il numero 22. Primo libero sbagliato da Cacace. Secondo va a segno. Punteggio di 42-26. Ancora pressione in tutto campo di Lecco, ma ne esce egregiamente la squadra di casa. Bloise va da Perin. Perin sotto da Vedovato, che poi subisce il fallo del numero 27. Rattalino avrà a disposizione così due tiri liberi, il numero 2 di San Vendemiano. Primo libero a segno per Vedovato. Due su due per il lungo di San Vendemiano dalla lunetta. San Vendemiano allunga ancora, 44-26 il punteggio con 3 minuti e 30 da giocare alla fine di questa prima metà di gioco. Lecco attacca con Caceres che trova un bello scarico sotto per due punti molto facili di Rattalino. Difesa qua morbida di San Vendemiano, poi Bloise rischia di perdere palla ma subisce il fallo del numero 5 Teghini. Primo fallo personale e rimessa laterale per i padroni di casa. Thank you.
Perin in palleggio per San Vendemiano. Bloise ancora Perin. Poi Vedovato, la consegna per Bloise che va sotto da Vedovato, raddoppiato. Due tiri sbagliati a Vedovato e due rimbalzi al terzo. Subisce il fallo ancora del numero 27 Rattalino, che subisce il suo secondo fallo. Altri due tiri liberi a disposizione del numero 2 di San Vendemiano. Rattalino porta la lunetta ancora a Vedovato. Abbiamo un cambio, esce Rattalino con il numero 16. Cambio per entrambe le squadre. Lecco cambia proprio Rattalino, al suo posto entra col numero 16 Chinellato. San Vendemiano invece cambia Edoardo Rossetto, al suo posto entra Marco Mossi. Primo libero sbagliato per Vedovato. Il secondo va a segno, punteggio di 46 a 28 per i padroni di casa. Teghini in palleggio per Lecco. Cassere si attacca contro Vedovato, si appoggia al tabellone e va a segno. Qua Manuel Cáceres. Perin fuori per Malbasa, sfidato al tiro, accetta la sfida e fa bene perché va a segno. 48 a 30. Teghini va da Di Prampero che attacca Marco Mossi, poi Cacace, tirò tre punti del 22, sbagliato. Squadra blu. Si ostacolano però, rimbalzo, Vedovato e Perin, quindi la palla esce, possesso ancora per Lecco, fuori Vedovato, al suo posto entra Saverio Bartoli con il numero 13. Chinellato va a segno direttamente dalla rimessa, difesa morbida di San Vendemiano che attacca ancora una volta la pressione di Lecco. Bloise sempre in palleggio. Perin, tiro da tre punti Marco Mossi che non va, rimbalzo di Cáceres che poi apre per il palleggio di Teghini. Tiro da tre punti di Di Prampero, sbagliato. La tocca, rimbalzo Cáceres e possesso ancora per Lecco. Lecco cambia il numero 22 Cacace, al suo posto entra col numero 14 Mattia Molteni. Chinellato riceve, poi va da Teghini. Proprio Molteni va sotto da Cáceres che attacca Malbasa che commette il fallo. Secondo fallo personale del numero 9, due tiri liberi a disposizione, disposizione di Cáceres. Malbasa richiamato in panchina, al suo posto ritorna in campo Jacopo Vedovato. Primo libero a segno per Cáceres, 2 su 2 per il numero 9 e punteggio di 48-34. Squadre richiamate in panchina per time out chiamato da coach Mian, punteggio sempre di 48-34 e 1 minuto e 10 da giocare alla fine di questa prima metà di gara. Squadra di nuovo in campo, rimessa laterale di Mossi che va da Bartoli.
Bartoli poi va da Perin, sfrutta il blocco di Vedovato, trova Mossi sotto per Vedovato che però subisce il fallo proprio Jacopo Vedovato. Altri due tiri liberi per il lungo ex Treviso e Virtus Roma. Primo libero a segno. Due su due per Vedovato. Loise richiamato in panchina da coach Mian. Al suo posto entra Lurini. Bartolin difesa su Teghini, poi Di Prampero riceve, Molteni, ancora Teghini, sfrutta il blocco di Caceres, Teghini poi apertura a Caceres che palleggia, va fino in fondo, difesa morbida di San Vendemiano e Caceres va a segno. Bartoli, bel passaggio sotto per i due punti di Marco Mossi, 52-36, 20 secondi da giocare. Teghini in palleggio contro Bartoli, poi scarica per Di Prampero che vuole attaccare contro Perin. Di Prampero, scarico per il tiro a tre punti di Molteni che va fuori, rimbalzo nelle mani di Perin. Ma finisce qui la prima metà di questa partita con il punteggio di 52-36 per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo per questa seconda metà di gara. San Vendemiano con Perin, Bloise, Malbasa, Vedovato, Rossetto, Lecco con Caceres, Teghini, Di Prampero, Cacace e Rattalino. Blois in palleggio, Rossetto, poi Perin, ancora Rossetto, Vedovato consegna per Blois, poi Blois va sotto da Vedovato, altri due punti per Jacopo Vedovato. Teghini difeso da Perin. Duello fra 5, poi va sotto da Caceres, apertura per Di Prampero che poi apre per il tiro a 3 punti di Teghini. Rimbalzo squadra. Palla che rimane in possesso per Lecco. Ultimo tocco è stato di Jacopo Vedovato. Quindi Teghini va da Rattalino, Rattalino difeso da un buon Vedovato, però Rattalino si appoggia al vetro e va a segno. Rossetto prova ad andare sotto da Vedovato, la palla però viene toccata da Cacace, possesso ancora San Vendemiano che avrà a disposizione una rimessa laterale. Vedovato, Malbasa, Perin, Perin ancora in palleggio, apertura per Malbasa che attacca Rattalino, poi trova uno scarico difficile per Vedovato, tiro sbagliato di Malbasa e a rimbalzo commette fallo Jacopo Vedovato, primo fallo per il numero 2 in questa sua partita. Punteggio di 54-38 con 8 minuti e 43 a giocare alla fine del terzo quarto di gioco. Possesso Lecco con il solito Teghini. Poi Cacace riva da Teghini. Sotto da Rattalino, gliela tocca Rossetto, riesce a tenerla in possesso Rattalino. Poi Vedovato commette fallo su Di Prampero.
secondo fallo personale di Vedovato. Cambio per Lecco e Serattalino, che ha subito un colpo da Bloise. Al suo posto entra Chinellato con il numero 16. Due tiri liberi per Di Prampero. Primo libero a segno. Secondo sbagliato, rimbalzo San Vendemiano con Perin che raccoglie la palla e va subito in transizione. Vedovato consegna per Bloise. Poi Malbasa attacca, scarica per Perin, palleggio, resto il tiro del numero 5 che va a segno. 56-39 San Vendemiano. Teghini va sotto da Caceres che vuole giocarsela con Vedovato, che commette il suo terzo fallo personale. Terzo fallo commesso in pochi minuti da Vedovato. Sarà proprio Vedovato a lasciare il campo di gioco. Al suo posto entra Marco Mossi con il numero 10. Primo libero a segno per Caceres. Anche lui sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo ancora di Perin che lancia Bloise in contropiede, poi l'attacco di San Vendemiano preferisce ragionare. Ancora Perin in palleggio, apre per Mossi, step back di Marco Mossi, palla che balla sul ferro, poi esce, rimbalzo di Teghini che lancia Di Prampero che va in contropiede fino in fondo. Non è bastata la buona difesa di Rossetto per impedire a Di Prampero di segnare questi due punti. Tiro a tre nel frattempo di Rossetto, sbagliato, ma il rimbalzo arriva a Malbasa prima di tutti. Buon gioco di piede il numero 9, però sbaglia il tiro da sotto, rimbalzo di Cacace che apre per Teghini, poi Chinellato va fino in fondo, difesa ferma di San Vendemiano e Lecco punisce. Break di 4-0 per Lecco, punteggio di 56-44. 9-5-2-1-6. Squadre di nuovo in campo. Bloise, Perin, ancora Bloise, poi Malbasa, Perin, serie di passaggi senza palleggi per San Vendemiano. Malbasa trova Bloise che tira tre punti, tiro sbagliato, il rimbalzo di Prampero che poi dà la palla a Teghini che la ritorna di Prampero, tira tre punti di Prampero, tiro sbagliato, rimbalzo di Rossetto, contropiede di Perin che apre per Bloise che attacca, trova sotto Malbasa che segna con il fallo, fallo commesso dal numero 9 Caceres che commette il suo secondo fallo personale. Malbasa avrà a disposizione un tiro libero aggiuntivo per il potenziale gioco da tre punti. Tiro libero aggiuntivo a segno per Malbasa. Possesso Lecco con Teghini. Poi apre per Cacace che attacca contro Rossetto. Cacace, apertura per il tiro da tre di Chinellato. Tripla importante che va a segno per Lecco. Anzi, tiro da due. Punteggio di 59-47, sempre per i padroni di casa. Perin, passaggio dentro per Malbasa, altri due punti per Malbasa, asse play lunghi di San Vendemiano, molto proficuo questa sera.
Nel frattempo possesso un po' difficoltoso per Lecco, poi Teghini trova Chinellato liberissimo da tre punti, che è caldo e mette a segno questa volta la tripla, 61-50 per San Vendemiano. Perin, Malbasa consegna ancora Perin, tiro a tre punti di Perin che vuole rispondere a Chinellato, sbaglia ma è proprio il numero 16 di Lecco a prendere il rimbalzo, che va in contropiede e subisce il fallo del numero 3 Giacomo Bloise. Cambio per Lecco, fuori Cacace, dentro Molteni. Cáceres riceve da rimessa, attacca contro Malbasa, buona difesa del numero 9, poi tiro a tre punti di Teghini, sbagliata il rimbalzo del capitano di San Vendemiano Rossetto, che ha qualche difficoltà in palleggio, poi trova Bloise, poi Perin, ancora Rossetto, consegna per Bloise. Bloise attacca, apre per Perin, palleggio, scarico per il tiro a tre punti di Marco Mossi allo scadere dei 24, tiro che però esce, come esce anche la palla dal campo, sarà quindi rimessa per Lecco. Doppio cambio, cambio sia per Lecco che per San Vendemiano. Lecco cambia il numero 5 Teghini e rimette in campo Marinello con quattro falli sulle spalle. San Vendemiano invece cambia il numero 5 Perin e entra il numero 13 Bartoli. Marinello, palleggio, resto di tiro contro Rossetto, tiro sbagliato, ma c'è un fallo rimbalzo commesso da Malbasa su Cáceres, che avrà la possibilità di avere due tiri liberi. Primo libero a segno. Due su due per Cáceres e Lecco si torna ad avvicinare ad San Vendemiano portandosi a meno 9. Punteggio di 61-52 con 4 minuti e 10 secondi da giocare in questo terzo quarto di gioco. Mossi va da Malbasa, poi ancora Bloise in palleggio. Bloise va da Malbasa, finta di tiro, palleggio, layup sbagliato, rimbalzo ancora Lecco che va in contropiede con Marinello che tira da tre, poi Bloise prende il rimbalzo. Ancora Bloise in palleggio, si fa rubare la palla da Di Prampero che in contropiede lancia Molteni che però ha difficoltà nella ricezione della palla e regala di nuovo la palla a San Vendemiano. Cambio per coach Mian, fuori Malbasa e dentro di nuovo Jacopo Vedovato. Rossetto riceve, poi va da Bartoli. Difesa forte di Molteni che vuole cercare di recuperare la palla persa in contropiede. Fallo lontano dalla palla, fallo commesso da Marco Mossi. Cambio per Mian, fuori Rossetto e dentro di nuovo Perin. Possesso Lecco con Marinello. Poi Di Prampero va ancora da Marinello. Marinello difeso da Saverio Bartoli. Marinello va fino in fondo. Alza la parabola.
e va a segno, meno 7 Lecco. Perin riceve e subisce il fallo di Prampero, che commette il suo secondo fallo personale. Rimessa laterale per San Vendemiano. Perin in palleggio, trova Bloise che attacca Molteni, Bloise palleggio, resto e tiro ancora sbagliato, il tiro di San Vendemiano, lotta a rimbalzo, Vedovato e riesce a salvare la palla, poi arriva prima di tutti sulla palla Giacomo Bloise, che subisce anche il fallo del numero 16 Chinellato, e Mossi avrà a disposizione due tiri liberi. Primo libero a segno per Marco Mossi. Secondo libero sbagliato da Marco Mossi, poi Lecco è già in attacco con Cassere che trova di Prampero, tiro in allontanamento del numero 31 che va a segno, meno 6 Lecco. Perini in palleggio, triplicato addirittura, ma trova Bloise, poi Saverio Bartoli va sotto da Marco Mossi, poi Vedovato, Perin, 1-2 tra Perin e Vedovato, e fallo subito dal numero 2. Fallo commesso da Cáceres, che commette il suo terzo fallo personale, fuori proprio Cáceres e dentro Rattalino. Primo libero a segno per Vedovato. Sbagliato il secondo tiro libero di Vedovato e rimbalzo Lecco con Marinello, che conduce anche l'azione d'attacco, per un attimo pensa al tiro a tre punti, poi va da Chinellato, sotto da Rattalino. Di Prampero attacca, ma c'è un fallo in attacco proprio di Rattalino ai danni di Jacopo Vedovato. Quinto fallo di squadra per Lecco, che entra in bonus. Bloise trova Mossi, poi consegnato a Bartoli, ancora Bloise. Bloise attacca Molteni, palleggio, resto e tiro di Giacomo Bloise che va a segno. 65-56 per i padroni di casa. Chinellato consegna a Di Prampero, che attacca contro Marco Mossi, tiro difficile, fuori equilibrio di Di Prampero, sbagliato. E poi Perin lancia in contropiede Bloise, che alza la palla per il canestro di Saverio Bartoli, e San Vendemiano che si riporta con un vantaggio in doppia cifra di 11 punti, poi anticipo di Bloise che va in contropiede e va a segno in reverse. Marinello decide di non opporsi per evitare di commettere il suo quinto fallo personale. Di Prampero attacca Marco Mossi, poi trova Rattalino che va sotto a Chinellato, difeso da Perin, tiro sbagliato a Chinellato che poi
prende il rimbalzo, segna e subisce anche il fallo, quindi avrà a disposizione potenziale gioco da tre punti il numero 16 di Lecco. Nel frattempo Lecco cambia Marinello, al suo posto entra di nuovo Teghini, cambia anche per San Venimiano, fuori Vedovato e dentro Lurini. Tiro libero aggiuntivo sbagliato da Chinellato, rimbalzo di San Venimiano con Bloise che conduce l'azione d'attacco, 6 secondi sul cronometro, ancora Bloise attacca ma c'è un fallo lontano dalla palla, fallo in attacco commesso da Marco Mossi che commette il suo terzo fallo personale. Di nuovo in campo Marinello, fuori Rattalino. Cambio anche per Coach Mian, potrò ad entrare Leonardo Battistuzzi con il numero 18 e fuori il numero 10 Mossi. Rimessa laterale di Lecco che va da Marinello, 3 secondi sul cronometro, 2, Marinello vuole l'ultimo tiro personale, buona difesa di Bloise e tiro sbagliato da Marinello. Terzo quarto che finisce con il punteggio di 69-58. Vantaggio di 11 punti per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo per questo quarto ed ultimo quarto di gioco. San Venimiano in campo con Bloise, Lurini, Malbasa, Perin e Bartoli. Lecco risponde con Chinellato, Rattalino, Teghini, Molteni e Di Prampero. Teghini in palleggio, buona difesa di Bartoli, ancora Teghini, poi va da Di Prampero che attacca, scarica per Rattalino che va a segno. Punteggio di 69-60, lancio lungo di Perin per il lay-up in contropiede di Bloise che però non va a segno ma subisce il fallo, avrà quindi a disposizione due tiri liberi, il numero 3 di San Venimiano. Fallo commesso da Molteni, esce proprio Molteni, al suo posto entra Marinello. Primo libero sbagliato da Giacomo Bloise. Il secondo va a segno per Bloise e riporta più 10 San Venimiano. Teghini va sotto da Rattalino, difeso però da Malbasa. Rattalino apre per Di Prampero che attacca Lurini e va in layup fino in fondo Di Prampero. Bloise va da Perin che apre per il tiro a tre punti di Bloise che però è corto, a rimbalzo ci arriva Teghini che va in contropiede. Ma c'è un fallo commesso da Saverio Bartoli e sarà semplice rimessa laterale per Lecco. Marinello in palleggio contro Malbasa, Marinello poi scarica per il tiro a tre punti di Chinellato. La palla esce però e quindi possesso San Venimiano. Bloise in palleggio contro Teghini, sempre Bloise, poi Perin, palleggio, resto tiro di Perin, non va ma subisce fallo commesso da Di Prampero che commette il suo terzo fallo personale. Cambio per San Venimiano, fuori Nicolò Lurini e dentro Marco Mossi. Primo libero sbagliato da Perin.
0 su 2 per Marco Perini, rimbalzo di Chinellato. Poi si affida a Teghini, sempre Teghini in palleggio, Di Prampero attacca Bartoli, ancora Teghini. Di Prampero pensa al tiro di 3 punti dopo, palleggia, arresta il tiro ma viene stoppato da Saverio Bartoli, contropiede di San Vendemiano con Perin che però sbaglia. E poi la palla esce e ancora possesso Lecco. Marinello riceve da Rattalino, sempre Marinello in palleggio, attacca Blois, velocissimo Marinello, poi scarica per il tiro 3 punti di Teghini che esce, la tocca a rimbalzo Rattalino che si è ostoccolato con Marinello e quindi palla che ritorna tra le mani di San Vendemiano. Entra 9, esce 27. Cambio per Lecco, fuori Rattalino e dentro di nuovo Cáceres. Bloise trova Malbasa sotto, però viene stoppato da Cáceres, recupera però rimbalzo Rattalino dopo il gioco di palleggi di Perin che scarica per il tiro 3 punti di Mossi, triple importante che va a segno, di nuovo più 11 San Vendemiano. Tiro da 3 punti di Marinello che non va a segno, rimbalzo di Bartoli che apre per Perin. Perin trova sotto Malbasa, altri 2 punti per Malbasa che segna così il suo 20° punto in questa partita. Eccellente prestazione del numero 9 di San Vendemiano. Squadre di nuovo in campo dopo il time out, palla per Lecco, Teghini in palleggio, difeso da Perin, poi va su Cáceres, ancora Teghini, Teghini attacca Perin, poi trova Cáceres, difeso da Malbasa, Cáceres di potenza, tiro difficile, buona difesa del numero 9 di San Vendemiano che recupera anche il rimbalzo e apre per Perin che sfrutta il blocco di Malbasa, tiro a 3 di Perin, corto rimbalzo di Molteni che va in contropiede, si affida a Teghini, ancora Molteni va fino in fondo, tiro sbagliato ma viene fischiato un fallo ai danni di Molteni, fallo commesso da Malbasa. Cambio per coach Mian, fuori Perin e dentro Edoardo Rossetto. Primo libero a segno per Molteni. Due su due per Molteni. Punteggio di 75 a 64 con 6 minuti e 45 secondi da giocare. Mossi va da Bloise che poi va da Bartoli. Sfrutta il blocco di Malbasa. Ancora Bloise in palleggio, arresto da 3 punti di Giacomo Bloise, tiro sbagliato, rimbalzo del numero 31 di Prampero che apre per Teghini, poi va da Molteni, finta di tiro di Molteni, va fino in fondo, rimbalzo di Malbasa che può aprire per Bloise che dopo cerca un passaggio difficilissimo per Mossi e la palla finisce fuori dal campo e di nuovo possesso Lecco. Cambio per Mian, esce proprio Giacomo Bloise che ha bisogno di rifiatare, il suo posto entra Marco Perin che va a difendere su Molteni. Chinellato riceve, poi va da Molteni, ancora Teghini, Cáceres, ma c'è
un fallo lontano dalla palla commesso da Saverio Bartoli ai danni di Teghini, e sarà rimessa dal fondo per Lecco. Di Prampero riceve direttamente la rimessa laterale, poi palleggia, attacca, si appoggia al tabellone, ma la palla non entra, il rimbalzo è del capitano Rossetto che poi apre su Perin. Ancora Perin in palleggio, va da Mossi, palleggio, resto e tiro di Mossi, la palla esce, il rimbalzo la tocca Malbasa ma non abbastanza e è possesso ancora Lecco. Poi Di Prampero apre per Chinellato che attacca Marco Mossi, Chinellato va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Malbasa. E Perin conduce la transizione di San Vendemiano, difeso a Molteni, buon gioco di palleggio di Perin. Palleggio, resto e tiro il numero 5, palla che viene letteralmente sputata dal ferro, rimbalzo di Molteni che va in contropiede su una buona difesa di Bartoli. E poi Perin che vuole abbassare il ritmo della partita. Ancora Perin in palleggio, subisce il fallo di Molteni che commette il suo terzo fallo personale. Time out chiamato da coach Mian. Punteggio di 75-64 con 4 minuti e 57 da giocare in questa partita. Squadre di nuovo in campo. Rimessa per San Vendemiano. Palla rimessa in gioco da Bartoli che poi riceve il consegnato di Malbasa. Bartoli attacca fino in fondo, si appoggia al tabellone e va a segno. Due punti importanti e difficili di Saverio Bartoli. Punteggio di 77-64. Molteni va sotto da Caceres, difeso da Malbasa. Poi Molteni riceve ancora. Teghini attacca Rossetto, ma una buona difesa del capitano di San Vendemiano. Poi Teghini tira da tre punti e la palla rimbalza sul ferro ed esce. Bartoli in palleggio, va da Rossetto che sfrutta il blocco di Malbasa, apertura per Mossi, palleggio di Mossi, poi un po' di confusione, palla recuperata a Lecco che va in contropiede con Di Prampero che segna. Mossi in palleggio, poi va da Bartoli. Bartoli va sotto da Mossi, ma la palla esce, ma ancora possesso per San Vendemiano. Cambio per coach Mian, fuori Marco Mossi e dentro Giacomo Bloise. Brutta palla persa questa da San Vendemiano con Bartoli che ha lanciato un passaggio in aria che non è stato preso da nessuno e la palla è uscita, quindi possesso Lecco con Teghini che poi va da Molteni. Molteni va ancora sotto da Caceres, difeso da Malbase che fa un'ottima difesa ancora una volta, poi scarica per Chinellato. Altra gran difesa di Edoardo Rossetto, tiro difficile, Chinellato fuori equilibrio, sbagliato, confusione a rimbalzo, ma ci arriva Saverio Bartoli che poi apre per Perin. Bartoli va in contropiede e subisce il fallo del numero 5 Teghini, avrà a disposizione due tiri liberi, il numero 13 di San Vendemiano. Altro cambio per San Vendemiano, cambio che verrà effettuato probabilmente dopo
i tiri liberi, mentre cambia subito coach Paternoster, fuori Chinellato e dentro Rattalino. Primo libero corto per Saverio Bartoli. Il secondo va a segno. E di nuovo più 12 San Venimiano. Ecco il cambio per San Venimiano, fuori Bartoli e dentro Marco Mossi. Teghini attacca Perin, poi si appoggia il ferro e va a segno. Accorcia ancora le distanze l'Eco con 2 minuti e 45 da giocare. Loise attacca, poi scarica per Malbasa che va di nuovo da Mossi. Tiro 3 punti di Perin che però esce, rimbalzo di Lecco, poi di Prampero, lancia in contropiede Caceres che però sbaglia, rimbalzo di San Venimiano e Bloise conduce l'azione d'attacco dei bianconeri. Bloise attacca Molteni che commette fallo, commette il suo quarto fallo personale e saranno 2 tiri liberi per Giacomo Bloise. Primo libero sbagliato per Bloise. Secondo libero segno per il numero 3 e di nuovo più 11 San Venimiano. Rattalino riceve, buona difesa di Malbasa su Rattalino. Poi va sotto da Caceres. Caceres subisce il fallo di Perin che commette il suo secondo fallo. Sono 2 tir liberi anche per Caceres. Primo libero a segno. Due su due per il 9 di Lecco. Poi San Venimiano attacca bene la pressione di Lecco. Poi Bloise in palleggio contro Di Prampero, difficoltà nel palleggio di Giacomo Bloise che perde palla, la recupera Rattalino. E altra azione d'attacco per Lecco, più a 3 punti di Prampero, triple importante che non va, ma rimbalzo di Rattalino che poi subisce il fallo del numero 8 Rossetto che commette il suo terzo fallo personale. Altri 2 tiri liberi per Lecco, questa volta tiri liberi che verranno effettuati da Luca Rattalino. Primo libero a segno. Secondo libero sbagliato da Rattalino, recuperato da Malbasa che si lancia subito in contropiede. Malbasa va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Caceres che lancia Di Prampero. Molteni tiro a 3 punti, triple importante che va a segno e Lecco si riporta sotto di 5 punti quando manca 1 minuto e 19.
Squadre di nuovo in campo per questo ultimo minuto e 20 di gioco, punteggio di 79 a 74. San Vendemiano in campo con Perin, Mossi, Bloise, Rossetto e Malbasa. Lecco con Teghini, Molteni, Cáceres e Rattalino. Perin in palleggio per San Vendemiano, difeso da Teghini. Sempre Perin. Poi trova Mossi. Mossi si guarda intorno e trova Bloise. Bloise palleggio, scarico per il tiro a tre punti dall'angolo di Edoardo Rossetto. Tripla importante che va a segno. La tripla del capitano che riporta a più 8 San Vendemiano con un minuto da giocare. Squadre di nuovo in campo, possesso per Lecco. Messa laterale di Molteni, che va da Rattalino, poi Molteni tira tre punti, triplo importante che non va a rimbalzo, però è di Rattalino che poi lotta a rimbalzo, arriva a Teghini e mette anche lui la tripla, di nuovo meno 5, difficoltà nel palleggio, Perin rischia di perdere la palla, San Vendemiano poi vuole ragionare. Palla persa dall'attacco di San Vendemiano e possesso Lecco con 38 secondi da giocare, punteggio di 82 a 77, altro time out. Ora in campo anche Lecco, in campo con Molteni, Rattalino, Di Prampero, Cáceres e Teghini, San Vendemiano con Mossi, Rossetto, Perin, Malbasa e Bloise. Rimessa laterale per Molteni che va da Cáceres, poi ancora Molteni, tiro a tre punti Molteni, tiro cortissimo, lotta a rimbalzo, Cáceres che la salva, poi Teghini subisce il fallo e avrà a disposizione due tiri liberi. Primo libero sbagliato da Michael Teghini, 31 secondi da giocare. Secondo libero a segno per Teghini e meno 4 Lecco. Pressione tutto campo di Lecco con Bloise che riceve palla e subisce il fallo di Molteni. Bloise avrà a disposizione due tiri liberi. Cambio per Lecco, fuori Molteni per 5 falli, dentro Marinello. Cambio anche per coach Mian, fuori Marco Mossi, dentro Jacopo Vedovato. Primo libero sbagliato per Giacomo Bloise. 0 su 2 per il numero 3, liberi pesanti questi, poi Teghini attacca, trova la difesa, tirò a 3 punti di Cáceres, tripla importantissima che va a segno. E Lecco si riporta a meno 1, ora Perin avrà due tiri liberi importantissimi da mettere a segno. Fuori Marinello per il quinto fallo e dentro Chinellato. Primo libero sbagliato da Marco Perin. La palla è pesantissima. Secondo libero a segno, di nuovo più 2 San Vendemiano che ha bisogno di un'egregia difesa. Teghini in palleggio. 12 secondi, Teghini in palleggio, attacca, scarico per Cáceres, Teghini, poi ti ho 3 punti di Teghini.
che va a segno, più uno Lecco e 6 secondi di gioco. Tiro libero aggiuntivo di Teghini, libero che va a segno, più 2 Lecco, poi Perini in palleggio, 5 secondi, tripla della vittoria per Marco Perini, sbagliata, rimbalzo Lecco che vince questa partita di 2 punti in piena rimonta e spugna il Palasport System di San Vendemiano, vince Lecco col punteggio di 85-83.